La Toscana Vittoria Guazzini arriva solitaria al traguardo e diventa campionessa italiana donne allieve. Seconda Gloria Scarsi, mentre completa il podio la compagna di formazione della vincitrice, Gemma Sernissi. Al quarto posto si piazza Chinelli Ilaria, quinta Masetti Gaia, sesta Alessio Camilla, settima Vettorello Giorgia, ottava Grillo Alessandra, nona Zanardi Silvia e decima posizione per Malcotti Barbara. Una gara molto equilibrata, ma sentiamo la voce dello speaker nelle fasi finali. 300 metri finali, tra pochissimo comincerà a sistemarsi la maglia degli sponsor per prendersi questo bellissimo arrivo. Cominciamo gli applausi, è una vittoria straordinaria, campionessa italiana, donne allieve a Comano Terme, la Toscana Vittoria Guazzini. Attenzione, ci sono due posti di spessore sul podio. Lanciata la volata, eccole, sprint, sprint. In palio c'è la medaglia d'argento. Maglia, maglia del team Valcar, attenzione. La rimonta sulla sinistra. Ed ora siamo con la campionessa italiana Vittoria Guazzini. Veramente un grandissimo successo e una grande impresa la tua oggi. Sì, davvero, sono veramente contenta. All'inizio non ci credevo, anche se ci speravo, perché comunque sapevo che ce la potevo fare, quindi è inaspettata, perché comunque è sempre un campionato italiano ed è dura, però sapevo che se mi sarei potuta giocare tutte le mie carte. Senta, ha attaccato un po' da lontano, qualcuno aveva dei dubbi se potevi reggere, però mi sembra che non ci siano stati grossi problemi, anzi è sempre aumentato il vantaggio. Sì, perché comunque già sulla prima salita di 5 km vedevo che quando sono scattata avevano fatto fatica a reggere il ritmo, quindi poi nelle ultime due salite, essendo in salita, sì, va bene che a ruota si sta meglio, però la gamba c'era, quindi sono andata. Allora, quando sei stata sicura di vincere? Ma dopo l'ultimo scollinamento sulla salita, che mancava solo la discesa, non vedevo nessuno alle spalle, allora lì ci ho creduto fino in fondo. A chi lo dedichi questo successo? A tutta la squadra, ai miei genitori, alla mia sorella e ai direttori sportivi che comunque sono sempre stati disponibili ad aiutarmi e ad aiutare tutte le mie compagne. Grazie. Gloria Scarsi, seconda arrivata. Dobbiamo dire che avevi provato ad anticipare un po' la Guazzini, però ti hanno raggiunto proprio in salita. Sì, ho provato ad anticipare perché sapevo che non era un percorso dato alle mie caratteristiche. Io in salita non me la cavo molto, però sono riuscita a rimanere lì con le migliori. Poi mi hanno ripreso su in cima alla prima salita del primo giro e niente, poi sono rientrata in discesa e praticamente ho tirato fino dritto all'arrivo. Ho visto che anche in volata, ecco, quando all'inseguimento della Guazzini eravate in tre della Valcar. Forse vi è mancato qualcosa un po' a tutte per cercare di chiudere. Ma diciamo che io ero abbastanza cotta, perché appunto non è un percorso per me che c'era tanta salita e quindi ho cercato di risparmiarmi un attimo. Certo che poi in salita mi hanno staccato di nuovo e io ho fatto la discesa a cannone per rientrare, sono rientrata agli ultimi proprio 300 metri e ho tirato dritta. Grazie. Ed ora siamo con Gemma Sernissi, in terza arrivata. Dobbiamo dire che hai fatto un grandissimo gioco di squadra. Sì, grandissima squadra, tutte e cinque, ci abbiamo voluto fino in fondo e la vittoria è arrivata. Senti, in finale, quando erano tre della Valcar e eri rimasta sola, non hai pensato magari di prendere in contropiede e arrivare in seconda? Sì, avevo pensato di andare via in salita, però avevo un doloroso mal di gambe, crampi, ho aspettato la volata. Mi sa che ho sbagliato. Va bene, grazie. Va bene. Ed ora stiamo con il direttore sportivo Stefano Bigozzi. Ti abbiamo visto emozionatissimo quando hai vestito la maglia tricolore. Beh, l'emozione è grande soprattutto per loro, perché quando vinci una maglia tricolore anzitutto è sempre difficile e poi è veramente emozionante. Quest'anno è partita benissimo, abbiamo vinto praticamente tutto e queste sono le gare che dimostrano che gli atleti sono veramente forti. Abbiamo organizzato bene questa gara, sono state bravissime ad interpretarla alla perfezione e il risultato è giusto. Grazie di tutto. Ed ora siamo con Giacomo Bacci, presidente del Comitato Regionale Toscano. Una grande vittoria quella nella categoria donne allievi. Ma io credo che se sono arrivato nel momento in cui stava tagliando lo striscione e io credo che veramente sono saltato dalla gioia ancora una volta. Devo dire grazie veramente a tutto il ciclismo toscano, a tutto il mondo femminile, perché credo che
ci stiano regalando momenti importanti. Abbiamo portato a casa il tricolore nella cronometra squadre, oggi nel primo e terzo nel secondo anno e un terzo nel primo anno, quindi io credo che si può essere solo che contenti, e il ringraziamento, e questo deve andare a tutti quei sacrifici che le nostre società, i nostri dirigenti, i nostri organizzatori fanno affinché noi possiamo gioire in questi bellissimi momenti. Grazie.